come funziona la sicurezza negli aeroporti. Ehi, oggi mi tocca prendere un lungo volo, ma il fatto di dover passare 10 ore stipato in un piccolo sedile in economy non è l'unica sfida che dovrò affrontare. Se ho la diarrea? No, in realtà no, è ancora peggio. Devo passare attraverso la sicurezza in aeroporto. Che ne dici di venire con me e vedere come funziona nel dettaglio? Ok, sono appena sceso dal taxi e ora dovrò affrontare diversi tipi di controlli. La prima cosa che vedo dopo essere entrato nel terminal è un metal detector che utilizza l'elettromagnetismo. Probabilmente li hai già visti nei centri commerciali, nei teatri o negli stadi. È il primo e anche il più semplice controllo di sicurezza. Lo scopo principale di questo aggeggio è capire se sto trasportando qualcosa fatto di metallo, ad esempio un coltello o un pugnale. Sarò onesto, ho sempre pensato che tutto ciò fosse in qualche modo magico. Ma ovviamente non è così. Non succede spesso. Comunque questo dispositivo è abbastanza semplice. C'è una bobina e un generatore di corrente elettrica alternata. La corrente alternata crea un campo magnetico variabile, e questo è importante, all'interno della bobina. Quindi diciamo che sto attraversando il rilevatore e ho qualcosa di metallico. Grazie al campo magnetico variabile, che circonda l'oggetto metallico all'interno del telaio, si iniziano a produrre delle correnti statiche. E queste correnti, a loro volta, iniziano a creare un proprio campo magnetico. Questo cambiamento viene immediatamente notato da un dispositivo speciale chiamato magnetometro, che attiva un allarme. Dopodiché, vengo fermato da un agente di sicurezza che mi fa togliere le chiavi dalla tasca. Le persone dietro cominciano a lamentarsi, ma poi ripasso sotto al metal detector e non suona più. È interessante notare che l'uomo dietro di me non deve passare attraverso il metal detector, e questo perché ha un pacemaker, che è composto da alcune parti metalliche, e il campo magnetico del dispositivo di sicurezza potrebbe compromettere il funzionamento del pacemaker. Dunque mi avvio verso il banco del check-in per lasciare la valigia. E anche se non si vede, so che una volta che la valigia viene caricata sul nastro trasportatore, passerà sotto a dei potenti scanner a raggi X. Esistono due tipi di scanner a raggi X. Uno esamina i bagagli, mentre l'altro, situato al controllo di sicurezza, esaminerà me. Ma visto che la valigia può reggere le radiazioni meglio di me, l'intensità di questi scanner è molto diversa. Quindi, una volta che il mio bagaglio è all'interno dello scanner, il dispositivo rilascia i raggi X. Questi raggi attraversano la valigia e alcuni vengono assorbiti da tutto ciò che c'è all'interno. Allo stesso tempo, gli spazi vuoti, anche se non sono sicuro che ce ne siano, non possono bloccare i raggi X, e qui le onde attraverseranno la valigia senza cambiare d'intensità. Dopo aver attraversato la valigia, le onde colpiscono un rilevatore a piastre. E poi dovrebbero raggiungere il secondo rilevatore, ma il materiale situato tra i due rilevatori non lascia passare le onde a bassa intensità. Ecco perché solo le onde ad alta intensità raggiungono la seconda. Infine, i due rilevatori vengono confrontati e appare un'immagine digitale. In questa immagine, gli agenti di sicurezza possono vedere le forme di ciò che c'è all'interno della valigia. Inoltre, diversi materiali vengono evidenziati in diverse tonalità. Ad esempio, il metallo e il vetro sono più scuri rispetto ai vestiti, al cibo e alla plastica. Dunque, ho lasciato la valigia sul nastro trasportatore al banco del check-in e ora sono pronto per passare attraverso il controllo di sicurezza e verrò scannerizzato dai raggi X, ma in questo caso sarà possibile misurare l'intensità delle onde. Inoltre non attraversano il corpo, ma si disperdono sulla superficie. Ecco perché questa procedura è molto meno dannosa rispetto a quella della valigia. Le onde a raggi X non attraversano del tutto il corpo e quindi non vengo contaminato dalle radiazioni. Inoltre ho la fortuna di attraversare uno scanner a onde millimetriche, e questa è un'altra cosa importante da conoscere sugli scanner. Ce ne sono di due tipi. Alcuni scanner utilizzano la tecnologia ad onde millimetriche, mentre altri utilizzano la tecnologia dei raggi X a retrodiffusione. Uno scanner di tipo backscatter scatta due foto, una dalla parte anteriore e una dalla parte posteriore del corpo. Per quanto riguarda lo scanner millimetrico, produce solo un'immagine 3D. Probabilmente non c'è bisogno di dire che gli scanner a onde millimetriche sono più sicuri dell'altro tipo, poiché l'energia radioattiva che emettono è meno dannosa.
finalmente è fatta. Ho finito con tutti i controlli di sicurezza e posso rilassarmi e godermi il duty free. E ora, anche se conosciamo bene come funziona la sicurezza, scommetto che posso ancora sorprenderti. Ed ecco alcuni fatti inaspettati sulla sicurezza in aeroporto. I gatti rappresentano una delle più grandi minacce. E no, non i Cats del musical. Non c'è cosa peggiore che un felino arrabbiato. Il fatto è che nella maggior parte dei casi i cani sono molto più mansueti e gli basta qualche coccola per farli star buoni. Ma se provi a toccare un gatto, rischi di essere linciato. E se un gatto dovesse riuscire a liberarsi, non solo sarebbe estremamente difficile da catturare, ma causerebbe anche una grave violazione della sicurezza se non è stato ancora controllato. La maggior parte delle persone crede che i posti più sporchi all'interno di un aeroporto siano le maniglie delle porte, i bagni o i pavimenti. Ma non è così, perché il maggior numero di germi risiede nei vassoi che ti danno quando passi la sicurezza. Tutti quanti toccano quei vassoi. Li prendono in mano e ci mettono le scarpe, il bagaglio a mano e tutto ciò che hanno in tasca. Non c'è da meravigliarsi che quei vassoi si siano dimostrati più sporchi dei bagni. Inoltre, è molto probabile che non vengano disinfettati molto spesso. Se ti sei mai sentito osservato dalla sicurezza, beh, potresti non essere solo paranoico. In effetti, gli addetti alla sicurezza ammettono di controllare attentamente i viaggiatori e usano frasi in codice per parlare di loro. Ad esempio, hanno dei codici speciali per passeggeri particolarmente fastidiosi. E se un viaggiatore subisce un controllo ulteriore al checkpoint della sicurezza, è probabilmente solo una coincidenza, o forse no. Chiunque abbia mai viaggiato in aereo conosce la regola del niente liquidi, ma non tutti sanno che questa regola si applica anche al burro di arachidi, al dentifricio, le creme, le lozioni e il trucco liquido, le lampade di lava, i globi di neve, alcuni tipi di farmaci, i deodoranti e persino le solette in gel. Eh già! Gli scanner di sicurezza possono scambiare determinati alimenti con degli esplosivi, il che può portare a caos, controlli di sicurezza aggiuntivi e il rischio di perdere il volo. Ecco perché se hai una salsiccia o del formaggio nel tuo bagaglio a mano, non lasciarli lì, ma rimuovili e mettili nel vassoio. Sorprendentemente, in alcuni rari casi, se ti scordi il documento a casa, questo non significa che perderai il volo. A quanto pare basta fornire alcune informazioni molto dettagliate, inclusi nome, indirizzo e alcuni altri fatti che possono far sì che tu possa essere identificato. Se riescono a confermare la tua identità, potrai passare. Tuttavia è una vera rogna e quindi ti consigliamo di avere i documenti sempre con te. Quando devi viaggiare, ricordati di vestirti appropriatamente. La maggior parte delle persone non si rende conto che molte cose che indossa possono far scattare lo scanner di sicurezza. Tra le cose più comuni ci sono orologi, fasce per capelli, cinture, decorazioni metalliche sui vestiti e persino i reggiseni. Quindi indossa qualcosa di semplice come una tuta e non indossare alcun accessorio. Inoltre, ricorda che prima di passare attraverso lo scanner devi toglierti il cappotto o la giacca e qualsiasi tipo di gioiello. E per i ragazzi della sicurezza, stavo solo scherzando sul fatto della diarrea. Non siete poi così male, quindi non me ne vogliate, ok? Yuhu, ragazzi, e dai! Ehi, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, da un mi piace al video e condividilo con un amico. E qui ci sono altri tanti video che penso ti piaceranno. Basta fare clic a sinistra o a destra e rimanere sul lato positivo della vita.